Veronica Savaglio, la tua consulente domoria per la città di Torino. Oggi ci troviamo nel nostro amato quartiere di Borgata Parella e in particolare all'interno del Villaggio delle Rose. Se sei un abitante di questo quartiere sai già di che cosa sto parlando, se invece non conosci il Villaggio delle Rose ti può interessare scoprire come questo sia un contesto particolare residenziale. È un contesto che è nato verso la fine degli anni 70, negli anni 70, ed è particolare perché è proprio un villaggio con tante piccole palazzine che non superano i 3 piani di altezza, che vengono unite tra di loro da questi piccoli viali contornati dal verde. Diciamo che il nome di Villaggio delle Rose dovrebbe derivare proprio dal fatto che questi piccoli viali hanno anche dei fiori, in particolare le rose, e hanno dato il nome a questo comprensorio immobiliare. Ora, oggi ti sto per mostrare un appartamento che è situato al secondo piano, e la particolarità di questo alloggio è sicuramente il fatto che espone su 3 aree contrapposte, quindi è molto luminoso. Direi che possiamo andare a vedere che cosa ci aspetta. Ben arrivato al secondo piano. Adesso scopriremo insieme tutte le stanze che compongono questo appartamento e soprattutto cercheremo di capire insieme se effettivamente questa è la casa giusta per te e per la tua famiglia. Trattandosi, come ti dicevo prima, di una costruzione degli anni 70, ovviamente le case erano concepite con un ingresso che disimpegnava tutti gli ambienti, e questa concezione, nonostante l'appartamento sia stato ristrutturato, è stata mantenuta volutamente per lasciare tutti gli ambienti indipendenti l'uno dall'altro. Direi che possiamo entrare da quella che è la zona dedicata alla cucina. Allora, la cucina, come vedi, non è di quelle abitabili, nel senso che all'interno di questo ambiente non potrai pranzare o cenare ed essere distaccato da quella che è la restante zona giorno, ma è sicuramente uno spazio operativo ben distribuito per permettere a chi si dedica all'attività della cucina di avere tutti gli spazi necessari. Cosa molto gradevole, soprattutto per chi cucina, è il fatto di avere la porta finestra che dà sul balcone. Quindi, se ti capiterà di preparare qualcosa di particolarmente odoroso, il fatto di avere la porta finestra vicina ti consentirà di arieggiare l'ambiente senza grosse problematiche. Ti mostro dei particolari, ma ripeto, lo faccio solo per farti comprendere quali sono gli accessori dell'appartamento. Quindi, in questo caso, come puoi vedere, abbiamo le zanzariere, che è un vantaggio trovandoci in un contesto pieno di verde. D'estate è piacevole tenere la finestra aperta e magari non è così tanto piacevole avere insetti che entrano in casa, quindi la zanzariera è sicuramente un valore aggiunto. Ok, vista la cucina, procediamo nell'andare a vedere la restante parte dell'appartamento dedicata alla zona giorno, che è stato suddiviso in 2 zone, ma al tempo stesso è stato reso open, nel senso che qui abbiamo la zona dedicata alla sala da pranzo, perciò ci troviamo con questo tavolo rettangolare che ha tra l'altro un affaccio molto gradevole perché guarda sulla parte interna dove c'è tutto il verde. Quindi ripeto, questa è, se stai cercando una casa che abbia le comodità dell'essere in città, ma al tempo stesso che possa avere comunque qualche caratteristica legata, insomma, al verde, non essere circondato dal cemento, devo dire che questa zona, questo villaggio è un buon compromesso per poter accontentare la comodità dei servizi e comunque vedere tutto quello che è un discorso di natura, di verde, sentire il rumore degli uccellini alla mattina quando ti svegli. Come ti dicevo prima, appunto, la zona giorno è suddivisa sostanzialmente in 3 ambienti, perché siamo entrati in cucina, che è un ambiente indipendente chiuso. Siamo appena passati dalla sala da pranzo, che è sufficientemente spaziosa, come puoi vedere, per poter, insomma,
ospitare amici senza dover lesinare sul numero degli invitati, e poi abbiamo la zona salotto dedicata al salotto, che anche questa è assolutamente spaziosa e vivibile. Anche dal salotto possiamo uscire sul balcone, che porta a vedere, diciamo, tutta quella parte che si intravede dalla finestra che dà sulla sala da pranzo, ed è un balcone comunque abbastanza spazioso e angolare, perché il balcone prende tutta la zona giorno, quindi sala da pranzo, salotto, fino ad arrivare alla porta finestra che ti ho aperto della cucina, quindi facciamo tutto il giro dell'appartamento. A questo punto possiamo tornare in casa per andare a vedere quali sono le stanze che non abbiamo ancora aperto. Quindi ripassiamo dal salotto, torniamo nel nostro ingresso e scopriamo cosa c'è dietro la prima porta. Allora, qui abbiamo il primo bagno con doccia, è un bagno senza finestra, ma come puoi notare è un bagno estremamente utile perché c'è anche lo spazio per la lavatrice. Quindi diciamo che questo può essere considerato il bagno operativo, non quello da mostrare quando vengono ospiti a casa. Il bagno per gli ospiti c'è, non ti preoccupare, ed è questo, con la sua finestra che dà sul verde e con la vasca. Che, devo essere sincera, se immagino questo appartamento per un nucleo familiare con bimbi, la vasca è una gran cosa. Poter fare il bagno al bimbo all'interno della vasca è certamente più comodo che non doverlo docciare dentro un box doccia quando è piccolino. Ora, altra porta da aprire e altra stanza da scoprire. Qui abbiamo la camera da letto matrimoniale, che anche in questo caso ha la sua bellezza di affaccio di nuovo sul verde. Come puoi notare, anche qui c'è la zanzariera, quindi non avrai problemi a dormire nelle notti estive con la finestra aperta per ascoltare il rumore che proviene dagli abitanti di questi alberi che circondano il comprensorio. Tieni presente che nel caso in cui non volessi dormire con la finestra aperta, comunque c'è l'aria condizionata, quindi hai la libertà di scegliere se rinfrescarti in maniera naturale o in maniera artificiale. Ok, c'è ancora una stanza da sbirciare, che è quella che diciamo che gli attuali proprietari non hanno completamente allestito perché non ne avevano la necessità. Quindi sta poi un pochettino a te capire se ti occorre avere la camera del bimbo o dei bimbi, o se invece preferisci avere il tuo studio con tanto di finestra e porta finestra che dà su un ulteriore balcone. Direi che tutte le porte che dovevamo aprire di questo appartamento le abbiamo aperte e possiamo ritornare in quella che è la zona che si vive maggiormente all'interno di una casa, che è sicuramente la zona giorno. Devo essere sincera, mi piace particolarmente questo particolare di divisione degli ambienti che hanno fatto gli attuali proprietari, dove dal divano posso scorgere quello che è il tavolo della zona pranzo piuttosto che, insomma, della cena. Se stai cercando un appartamento in città
comodo a quello che può essere un discorso di servizi e anche di vicinanza alla tangenziale, perché ti ricordo che il Villaggio delle Rose è a pochi passi dall'accesso della tangenziale di Corso Marche. Se stai cercando una casa che possa essere quella per iniziare a costruire la tua famiglia, devo dire che questo è l'appartamento giusto che fa per te, e allora non mi resta che rimandarti al nostro solito appuntamento, che è quello di chiamare lo 011 79 10 969 per prenotare la tua prima consulenza gratuita personalizzata e per scoprire se sarai tu il prossimo fortunato abitante di questo appartamento. Al prossimo video, ciao ciao!